Mi chiamo Morricone Umberto, sono nato nel 1947. A mio padre è morta, hanno ucciso la moglie e una figlia di 2 anni, Morricone Nara. E la moglie era in stato interessante di 4 mesi. E più a mio padre hanno ammazzato la mamma e fra fratelli e sorelle 9. Quando all'età della scuola ho cominciato a frequentare anche i luoghi dove purtroppo che avevano seppellito, c'erano delle piccole recinzioni con una croce, e giù alla piazza della chiesa mi ricordo dove furono seppelliti tutti, e c'era tutto recintato. E poi man mano col tempo mio padre mi raccontava quello che era successo. Dallo spavento gli venne fuori anche uno sfogo nelle mani e nella testa, un zeme che ha dovuto seppellire i suoi. E poi addirittura quando lui successe il fatto la mattina, era nei boschi, vide bruciare la casa. E quando furono andare via venne di corsa, insomma alla meglio riuscì a spegnere un pochino di fuoco, ma la casa era andata in fiamme, che poi addirittura in qualche posto avevano già preparato tutto per uccidere, e invece l'hanno lasciati liberi. Vuol dire che c'era qualche cosa, qualcuno che ragionava ancora col cervello e ha fatto cessare. E io sono rimasto fino al 62. Dopo la quinta elementare su non c'era più, o fare il contadino, e se no non c'era altre risorse. Allora siamo venuti giù a Val di Castello e pian piano ho cominciato a fare dei lavoretti a giù per Pietra Santa. Apprendistato, insomma, era tanto per andare avanti, perché bisognava mangiare, perché mio padre lavorava nella miniera di Val di Castello. Però i primi anni è stata dura anche per me, perché vedendo sempre il passato che addirittura ora non ci sono più, ma fine a poco tempo fa, dove c'erano sepolti c'erano ancora le croci. E purtroppo non è facile a dimenticare, però speriamo che non risucceda più. Col fucile non si rimedia, e il dialogo in tanti paesi non lo vogliono capire, che col dialogo si fa la pace, col fucile sempre più si mette l'odio.